Ciao bambini, oggi conosceremo i paesaggi. Tu sai cos'è il paesaggio? Il paesaggio è tutto ciò che vediamo intorno a noi. Il paesaggio è l'aspetto, la forma di uno spazio modellato dalla natura e dall'uomo. Avrai sicuramente notato che i paesaggi non sono tutti uguali. Andiamo a conoscerli. La principale distinzione è quella dei paesaggi naturali e antropici. I paesaggi naturali sono quelli dove l'uomo non ha mai costruito. I paesaggi antropici sono ambienti trasformati dall'uomo per adattarli alle proprie esigenze. Ora soffermiamoci sui paesaggi naturali. I paesaggi naturali vengono classificati in base al rilievo: la pianura, la collina, la montagna. La pianura è piatta, pianeggiante. La collina è poco alta, tondeggiante. La montagna, che come sai è molto alta. Passiamo ora ai paesaggi antropici, detti anche umanizzati o artificiali. Nel corso del tempo, l'uomo ha trasformato molti spazi naturali. Ha costruito case, strade, fabbriche, scuole per ripararsi e svolgere diverse attività. Ha tagliato gli alberi per avere la terra da coltivare. Ha costruito porti, strade, ferrovie per potersi muovere da un posto all'altro. Nei paesi e nelle città è quasi tutta opera dell'uomo. Il paesaggio di paesi e città si chiama paesaggio urbano. Abbiamo terminato! Oggi hai imparato che esistono i paesaggi naturali e i paesaggi antropici, detti anche umanizzati e artificiali.